Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nel video di oggi voglio parlarvi di una novità che mi è piaciuta tantissimo. In realtà non è una novità super assoluta, nel senso che comunque queste tinte labbra sono in commercio già da un pochino, da qualche mese. Credo, allora io ce li ho da un mesetto circa in negozio, però credo siano uscite già qualche tempo fa. Però ve le volevo ugualmente recensire, farvele vedere in un lipstick book in modo tale che possiate vedere i colori e farvi un'idea del prodotto. Prima di cominciare il video, ovviamente, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi se tutto ciò vi piace, chiaramente. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, se altri miei video vi sono piaciuti, insomma, passate a curiosare, mi fa sempre tanto, tanto, tanto piacere. E tra le altre cose, scrivetemi perché sapete che io rispondo sempre a tutti. Se avete dei dubbi, delle curiosità anche sui miei video più veri, sono sempre molto attiva e questa è una cosa che non dimentico mai di fare. Se a volte sparisco per lunghi periodi, non vi spaventate perché comunque rispondo sempre a tutte le domande, le curiosità, soprattutto quelle che non hanno mai avuto risposta. E il periodo delle tinte labbra è un trend, piace l'opaco, piace il prodotto che dura sulle labbra, che va applicato solo la mattina, vi dimenticate di averlo su, ma siete sempre perfette e lo rimuovete solo la sera. Quindi è il periodo delle tinte labbra e tra i tanti brand che le hanno proposte, stranieri e italiani, in Italia è arrivato anche Rimmel. Rimmel ha proposto delle nuove tinte labbra. Come sapete, Rimmel ha un prodotto storico che è il famoso Mille Baci, Tira Baci, scusate, anzi. Insomma, è stato rinominato in tantissimi modi, però si trattava sempre comunque di un prodotto due step, quindi una parte di colore da applicare subito sulle labbra che si asciuga e si fissa e una parte trasparente, quindi un gloss trasparente che fa da fissatore e da idratante in un certo modo. Sono tanti i brand che hanno questa tipologia di rossetto liquido all'interno della loro gamma. Però sono pochi al momento quelli che hanno effettivamente una tinta labbra one step che si va a fissare perfettamente sulle labbra e che non lascia tracce, che fa un effetto, diciamo, tattoo e che non dovete andare a ritoccare durante il giorno. Rimmel lancia la sua linea che si chiama Stay Matte. Sono questi rossetti liquidi con una formulazione assolutamente cremosissima che mi ricorda un pochino quelli di Deborah che vi avevo recensito e vi lascio qui a lato o comunque li trovate nelle schede, insomma io cerco sempre di riproporvi i video di cui vi parlo che ho girato magari 2 o 3 mesi fa. E niente, Rimmel lancia appunto questa nuova linea con 6 colorazioni all'interno che secondo me sono davvero coprono davvero un vasto range di donne, nel senso che ci sono colori adatte a tutte le carnagioni, alle rosse, alle bionde, alle more, insomma a chi vuole un trucco nude da giorno e a chi vuole un bel trucco strong da sera. Le colorazioni in gamma sono 6, ve le faccio vedere tutte e ve ne parlo con entusiasmo perché a me sono piaciute tanto. Ovviamente messe a confronto con altri prodotti, queste tinte di Rimmel secondo me tendono a seccarmi un pochino di più le labbra, tendono a farmi uscire leggermente un po' di più le pieghette, non a livello antiestetico, ecco, non è che mi fanno venire fuori chissà quali rughe, però sulle mie labbra tendono a seccare un pelino di più. Io sono una maniaca del trattamento, quindi sapete che vado a idratare, vado a fare gli scrub sulle labbra, quindi evito di avere le pellicine, evito di avere taglietti, insomma, cose varie, non mi mordicchio le labbra, non le ometto molto spesso, insomma, cerco di averne cura, anche perché poi la resa dei prodotti sulle labbra curate è decisamente più bella, così anche come sul viso curato. Le colorazioni sono 6, io ora vi lascio al lipstick book dove potete vederle una per una. Fatemi sapere come al solito che cosa ne pensate, lasciatemi i vostri commenti, un vostro feedback giù in basso, sapete che mi fa sempre tantissimo piacere. E come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao!